Cari fedeli, radunati in questa storica cattedrale con il vostro vescovo e con i venerati pastori delle vicine chiese particolari, sono lieto di potervi partecipare la benedizione del Santo Padre, Benedetto XVI, che con la sua autorità apostolica ha conferito a un figlio della vostra comunità ecclesiale il titolo e gli onori dei Beati. Cantiamo al Signore della vita e della storia con lo stesso entusiasmo con cui il Beato Francesco Giovanni Bonifacio gli ha fatto dono della sua esistenza attraverso l'eroico martirio subito per amore di Cristo e del suo Vangelo. Oggi la Chiesa di Trieste gioisce ed esulta nel Signore, perché l'amore immolato di Gesù Cristo, il Pastore Buono, si è riflesso e manifestato in un nuovo martire nato a Pirano d'Istria nel 1912 e morto in odio alla fede il giorno 11 settembre 1946 a Villa Gardossi, dove con giovanile fervore gli svolgeva il ministero pastorale, testimoniando con coraggio gli eterni valori del Vangelo. Un giorno il nostro beato fu preso dai miliziani e fu portato nel bosco. Dopo essere stato crudelmente torturato, fu buttato in una foiba come la carcassa di un cane. I suoi resti non furono mai ritrovati. Ecco la fine disumana di questo giovane sacerdote cattolico. Non basterebbero i pianti di 100 mamme per accompagnare il dolore di tanto supplizio. L'odio genera morte. La carità genera vita e pace. L'odio distrugge l'uomo. La carità lo rispetta. Sono due i titoli con i quali il Beato Francesco Giovanni Bonifacio si presenta oggi alla nostra ammirazione e alla nostra venerazione. Anzitutto, egli fu un sacerdote santo. Il Santino lo chiamavano in seminario. Fu ordinato, come avete già sentito, nel 1936 in questa cattedrale di San Giusto. Da Monsignor Carlo Margotti, arcivescovo di Gorizia e amministratore apostolico di Trieste e Capodistria. Fu subito destinato al servizio pastorale della comunità di Pirano d'Istria, suo paese natale, dove restò 4 mesi. Passò poi a Cittanova d'Istria fino al 1939 e infine dal 39 al giorno della morte a Villa Gardossi, dove più intensa fu la sua azione a favore dei fratelli, soprattutto dei più bisognosi e dei giovani. In quel difficile periodo, segnato dalla Seconda Guerra Mondiale, dalla insurrezione popolare del 1943, dai movimenti partigiani seguiti da deportazioni, distruzione e morte, egli fu pastore generoso, vicino al suo popolo, non curante della sua vita, difensore dei deboli e padre degli oppressi. La Chiesa di Trieste, in comunione con la Chiesa universale, guarda perciò commossa e fiera a questo suo figlio, ammirando l'intrepida fedeltà al ministero sacerdotale, la capacità di rendersi testimone convincente dell'amore di Cristo per le anime, seminatore instancabile di luce e di speranza in un momento di grave sofferenza e di morte. Il Beato Francesco Giovanni Bonifacio è donato oggi alla Chiesa come rinnovato invito alla speranza, alla concordia, alla fiducia. Lo è in particolare per i sacerdoti, per le anime consacrate, chiamati a rendere presente ed operante il Cristo con la generosità del loro ministero. C'è un secondo titolo che
che onora il nostro Beato. Il Beato Francesco Giovanni Bonifacio, oggi onorato come martire. Lo ha riconosciuto tale la Chiesa, che lo propone alla pubblica venerazione. Egli ha confessato Gesù Cristo col sacrificio cruento della propria vita. È divenuto testimone della fede della Chiesa, morendo per essa. Egli proclama oggi, con l'eloquenza del suo sangue, che Gesù Cristo è la vera vita, a confronto del quale tutto il resto ci appare come vanità. In un tempo di forte conflittualità e di vera e propria persecuzione, egli seppe essere il testimone della carità evangelica. Prevedendo l'eventualità del martirio, egli annota nel suo diario: «Siamo in tempi eroici, siamo eroici per essere santi, si occorre fino al martirio». E alla vigilia del suo sacrificio protesta solennemente che chi non ha il coraggio di morire per la propria fede è indegno di professarla. La virtù della fortezza e la gloria del nostro novello beato, sacerdote e martire, ministro della grazia divina ed esempio di carità senza fine. Come Gesù, Giovanni Francesco Bonifacio si immola in sacrificio di puro amore, un amore che è più forte della morte e che dà la vita per i propri amici. La testimonianza resa a Gesù dal Bonifacio è patrimonio prezioso per questa Chiesa locale che ha generato il martire e che oggi lo venera come suo intercessore. Ma il suo martirio è anche nuova sorgente di vita e di fertilità spirituale per la Chiesa e per il mondo intero. Ma cosa ci dice oggi il nostro beato martire? Mettiamoci alla sua scuola. I santi martiri sono richiami convincenti a una esistenza cristiana autentica, matura, forte. La testimonianza eroica del nostro novello beato merita di essere da noi imitata nel nostro quotidiano. Egli ripete questa sera a ciascuno di noi la stessa esortazione dell'Apostolo Paolo: «Fratelli, sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e completo quello che nella mia carne manca ai patimenti di Cristo, a favore del suo corpo che è la Chiesa. Per questo mi affatico e lotto con la forza che viene da Lui e che agisce in me con potenza». La beatificazione dell'umile parroco di Villa Gardossi è pertanto invito non solo a rallegrarci nel Signore per il dono di grazia che illumina il volto di questa santa chiesa triestina, ma chiama tutti noi, pastori e popolo santo di Dio, a camminare con fiducia sui sentieri di una vita cristiana di fedeltà al Signore Gesù. Siamo chiamati a edificare concordemente la civiltà dell'amore, nel superamento costante di ogni forma di violenza, di discriminazione, di ingiustizia, di sopraffazione, nel rispetto della vita e di quanto ci circonda, perché la carità sia l'unica legge della nostra vita cristiana. Ogni epoca è tempo di martiri. Nonostante la generale accettazione da parte di tutte le nazioni dei diritti fondamentali dell'uomo, ancora oggi ai cristiani è negata clamorosamente la libertà religiosa.